Ciao Carlo. Ciao Carlo. Ciao ragazzi. Ciao Carlo. Ciao ragazzi, ciao Mario, ciao Federico, ciao Davide. Io spero che mi sentiate bene. Benissimo. Perché non vorrei che ci siano benissimo problemi. Vediamo allora, questo tetto. Sì, di una baita di montagna, diciamo. Detto di volere. Beh, sì. Direi di un po'. No, un'incursione veloce, solo per raccontarvi le condizioni qui a Bolzano e nell'Interland, dove insomma ci saranno domani le condizioni ideali dal punto di vista, diciamo, logistico e climatico, nel senso che qua ci sono state belle giornate, molto molto soleggiate, fresche ma soleggiate. Domani sera si prevede anche una bella giornata con tempo leggermente nuvoloso, ma né vento né pioggia né niente, insomma, diciamo che dal punto di vista ambientale le condizioni sono ideali. Dobbiamo vedere poi sul campo se i nostri eroi ci faranno, come dire, ricredere rispetto alle perplessità di giovedì. Però quella era Coppa Italia, si dice, no? Sì. Ma io credo che veramente ci siano, l'ho detto Sorrentino, sembrava di vedere due squadre di categorie diverse, ma di tante categorie diverse, cioè, ma poi per carità, sai, le partite sì, a volte si incanalano rispetto anche, no, al golletto iniziale, al raddoppio immediato. Magari se si poteva giocare fin dall'inizio sullo 0-0, magari non finiva così, cioè si perdeva in maniera clamorosa, non c'è dubbio, ma non finiva così, con questa brutta figura tutto sommato poi alla fine, perché prendere 5 gol non aiuta mai il morale. Dobbiamo sperare.